presentazione, un secondo. Eccola qui. Allora, oggi introdurremo RiverPod. RiverPod è un nuovo pacchetto creato da Rémy Roselet, sperando che si pronunci così, che ci permette, ci facilita la gestione dello stato in Flutter. Gestione dello stato che, come ha detto Carlo, ha diverse soluzioni, ognuna valida, quindi ognuno può tranquillamente utilizzare quella con cui ci si trova meglio. E naturalmente, prima di introdurre, qui c'è il programma del talk, quindi introdurremo prima di RiverPod Provider, perché Provider, giusto per chi non lo sappia, cioè introdurremo cos'è e come funziona e quali limitazioni ha. Limitazioni che hanno portato Rémy a creare un nuovo package, ovvero RiverPod. Quindi introdurremo le soluzioni, i diversi provider che si utilizzano in RiverPod e i modificatori che poi spiegheremo cos'è. Naturalmente faremo, se c'è tempo, se Carlo ci dà la disponibilità, anche del live coding per vedere proprio in modo concreto come si utilizza. Allora, provider cos'è? Provider è un wrapper, diciamo, un'astrazione degli inerti di widget. Gli inerti di widget sono dei widget che ci permettono di diffondere ai discendenti dell'albero dei widget una classe, quindi semplificano molto il riaggiornamento dei widget e quant'altro, ma l'utilizzo degli inerti di widget e l'implementazione è molto tedioso, molto verboso, c'è cioè molto codice da scrivere. Infatti anche il team di Flutter nella documentazione ufficiale non è che ne parli più di tanto, anzi invogliano gli sviluppatori alle prime armi a utilizzare provider. Perché? Perché provider è semplice da utilizzare, infatti semplifica l'allocazione e la dislocazione delle risorse, quindi le classi che estendono poi il change notifier, che può essere utilizzato per la gestione dello stato, incrementano la riusabilità degli inerti di widget. Addirittura forniscono dei widget custom, come consumer o selector, che ci permettono di ascoltare i cambiamenti, gli inerti di widget, ma anche selezionare i cambiamenti che ci interessano. Come sapete, in un'applicazione Flutter cerchiamo di buildare il meno possibile i widget che non hanno bisogno di farlo. Questo perché? Perché per migliorare le performance e quindi il nostro frame rate dell'applicazione, andiamo ad aggiornare solo quei widget che effettivamente devono cambiare il loro stato. E quindi, grazie al selector, ad esempio, possiamo filtrare il rebuild di un widget solo con de de determinate condizioni. Un'altra caratteristica è quella che possiamo leggere lo stato nei DevTools tramite Flat Inspector in Android Studio, quindi possiamo vedere durante il run della nostra applicazione qual è lo stato di quella classe provider. E questo è utile molto per il debugging. Un'altra cosa, la fondamentale, è quella che semplifica la gestione dello stato con Change Notifier. Change Notifier, per chi non lo conoscesse, è una classe dell'SDK di Flutter, quindi dipende da Flutter. Essa serve a notificare a notificare il cambiamento dello stato a chi si mette in ascolto di esso. Quindi notifica gli iscritti adesso. Cosa fa Provider? Provider crea il Change Notifier Provider per gestire al meglio questa classe e diffonderla ai propri discendenti. Quindi, quando inseriamo nell'albero dei widget un Change Notifier Provider, tutti i livelli al di sotto dei livelli in cui abbiamo inserito il Change Notifier Provider potranno leggere la classe che condividiamo. Provider è utilizzato moltissimo, come anche Flutter Block, però ha delle limitazioni. Ha delle limitazioni che le chiamo limitazioni, ma in realtà non sono tutte limitazioni, ma addirittura sono, diciamo, peculiarità che potrebbero essere gestite meglio. Perché questo? Perché, ad esempio, l'eccezione runtime, la classica provider not found exception, questa è un'eccezione che non riusciamo a gestire se non per, diciamo, nostra bravura. Non riusciamo a gestire al meglio durante la scrittura del codice, perché ipotizziamo un progetto cresca di dimensioni, può capitare che andiamo a leggere un provider con il classico context.read e gli diamo il tipo del provider, capita che lo andiamo a leggere in un punto del nostro albero dei widget in cui non si ha accesso a quel provider, perché non l'abbiamo inserito correttamente. Quindi ci sono delle schermate rosse durante l'esecuzione della nostra applicazione e sono quindi errori. Non è una limitazione del pacchetto, ma è una cosa che il pacchetto potrebbe migliorare. E vediamo come RiverPod poi lo migliora. È difficile in provider combinare widget provider tra di loro. A questo Rémy ha, diciamo,
per questo problema ha inserito il proxy provider, che è un tipo di classe che permette di combinare e far dipendere due o più provider, ma è comunque una cosa un po' complicata e difficile da gestire, non è molto lineare. Qui si cerca sempre la perfezione, si cerca comunque di rendere il lavoro dello sviluppatore più facile possibile. Un'altra limitazione è quella che provider non può, cioè un provider non più utilizzato comunque rimane nell'albero dei widget. Questa, attenzione, non è una cosa che succede sempre, però sta allo sviluppatore essere bravo a dislocare la risorsa. Però capita che in un progetto grande non si riesca a gestire questa cosa al meglio o per un proprio errore, e quindi si vuole che il pacchetto sia sempre più, diciamo, automatico, cioè sia sempre più di supporto allo sviluppatore. Non si possono avere due provider dello stesso tipo. Noi quando andiamo a leggere un provider con context.read, watch, andiamo a leggere un provider in base al suo tipo. Ipotizziamo di avere due provider che diffondono una stringa. Nel momento in cui andiamo a leggere con context.read e gli diamo il tipo stringa, andremo a leggere il primo che incontriamo quando saliamo l'albero dei widget. E quindi è difficile comunque utilizzare provider con lo stesso tipo di stato, con lo stesso classe che usiamo per il suo stato. È difficile avere un provider privato. Anche questa non è una limitazione vera e propria, ma immaginate che lavoriamo in un progetto grande, lavoriamo in team, vogliamo rendere privato un provider perché utilizziamo solo per una classe, ma che però istanziamo alla radice dell'app, questo è difficile da utilizzarlo, da gestirlo. E un altro problema, che non è un problema, ma una limitazione, è che dipende da Flutter. Noi non possiamo utilizzare provider in un progetto AngularDart. Quindi, perché questo? Perché ipotizziamo di voler gestire la logica nella nostra app come allo stesso modo in cui la gestiamo in un progetto web con AngularDart, non possiamo perché provider non ci permette questa cosa, perché provider dipende da Flutter. Quindi, cosa ha fatto Remi? Non potendo andare a modificare totalmente provider, perché a parte che è utilizzato da tutti e avrebbe introdotto dei breaking change che avesse messo in difficoltà gli sviluppatori, no? Ah, e poi è stato sviluppato con un concetto che bisognava rivedere da zero. Cosa ha fatto? Ha creato un pacchetto nuovo, RiverPod. Cioè, andremo a vedere le soluzioni e le limitazioni che abbiamo visto prima, vedendo direttamente da RiverPod. Allora, innanzitutto, questo è, se vedete nel codice, andiamo a creare una costante globale, ovvero il nostro provider. E quindi con provider gli diamo il tipo di oggetto che diffondiamo nell'albero dei widget, e poi c'è un metodo di callback che ci ritorna all'oggetto in questione. Metodo di callback a cui è passata la variabile ref, che ho chiamato ref qui, che è il riferimento al provider scope che vedete sotto. Questo ci viene poi in automatico andando avanti con le slide. Ma è per farvi capire che con Ref noi possiamo accedere a tutti i provider che si trovano nella nostra applicazione. Prima cosa da fare quindi è fare il wrap dell'applicazione, del primo widget che si trova nel metodo runApp con provider scope. Se notate, la differenza con provider è che qui non abbiamo inserito il provider in cima alla nostra app, perché il provider è istanziato globalmente come variabile, come una costante. Quindi my name provider è il nostro provider che gestisce il dato di tipo stringa. Ora, e poi vi spiegherò perché una costante globale non implica problematiche. Questo è collegato alla questione dei singleton. C'è chi dice che il singleton non è una buona, diciamo, una poca, una, non è buono da utilizzare perché comporta tanti altri problemi, ma non ci dilunghiamo perché altrimenti il talk durerà 2 ore. Quindi vi faccio vedere subito una differenza. Questo è un provider, questo è utilizzando il pacchetto provider. Vediamo che inglobiamo la nostra applicazione in un multiprovider, no? Mi è capitato di creare un progetto abbastanza corposo e sono arrivato ad avere 20 provider in cima alla mia applicazione. Capite che questo comincia a diventare molto, diciamo, verboso e poco comprensibile. Questi sono tutti i provider annidati uno sopra l'altro. Questo con RiverPod non succede. Non succede perché in RiverPod basta che wrappiamo la nostra applicazione perché voglio mettere questi provider in cima all'app, ma altrimenti
Basta wrappare la nostra porzione di albero di widget con provider scope e possiamo condividere ai nostri discendenti tutti i provider. Quindi guardate che ipotizziamo di avere il main.dart, l'home screen.dart e il new screen.dart. Home screen e new screen sono due schermate differenti. Vedete come il main.dart rimane pulito e non c'è l'annidamento dei provider. E andiamo a creare il nostro provider solo ad esempio nella classe o nel file.dart dove noi lo utilizziamo. Quindi nell'home screen.dart avremo il provider che gestisce una lista di news. Nel news screen avremo il provider che gestisce la singola news. E poi nel live coding vedremo appunto come fare. Quindi già il codice è molto più leggibile. Cosa importante, il RiverCode è anche pensato per effettuare test. Il testing è molto importante nello sviluppo di software e provider scope in realtà, non, come vi ho detto prima, non ingloba, cioè il provider scope, scusate, ingloba lo stato dei provider. Quindi in realtà avere un provider globale non vuol dire avere uno stato globale. Quindi lo stato che condividiamo con counter provider non è globale, ma è memorizzato nel provider scope. Quindi, ad esempio, in questo caso abbiamo un counter provider che condivide un intero, ma se vedete abbiamo due tipi di test qua, un test widget update the UI when incrementing the test state, che al suo interno ha l'applicazione wrappata con il provider scope, sotto abbiamo un altro test, ma lo stato non viene condiviso tra i due provider scope. Quindi, nel momento in cui utilizziamo un provider scope e inglobiamo una porzione di albero dei widget, abbiamo diciamo un container a sé, un po' come mi viene in mente un po' Docker, no? Abbiamo un container a sé con i suoi provider e lo stato dei suoi provider, che non sono condivisi. Quindi il problema, l'avere una variabile, una costante globale, non vuol dire avere uno stato globale, attenzione, ma vuol dire solo avere un riferimento a quel provider globale. Allora, qui vediamo invece come consumare, come mettersi in ascolto di un provider. Abbiamo il nostro my name provider, quindi a livello globale, che condivide la stringa di Gianmarco. Inglobiamo quindi MyApp, che è un provider. Poi, widget al di sotto, nell'albero dei widget, possiamo utilizzare la classe il widget consumer, che avrà poi un metodo di callback builder, che ci permette di andare a leggere andare a leggere e barra o ascoltare i cambiamenti del nostro provider. Quindi andremo a fare final my name, ad esempio, watch che è anch'essa una callback passata nella funzione anonima del build, e a cui passiamo il riferimento, attenzione, al provider. Quindi se ci fate caso qui, noi non dipendiamo dai tipi dei provider, scusate, diciamo, le parole simili, anzi uguali nella frase. Non utilizziamo il tipo del provider per andare a leggere al di sopra dell'albero dei widget quale provider andare a catturare e leggere lo stato, ma ho utilizzato il riferimento della variabile globale. Quindi con watch gli passiamo direttamente del nostro provider, andiamo a leggere lo stato, my name. Questo è un modo per consumare un provider. E con watch ci mettiamo in ascolto, quindi nel momento in cui il nostro provider cambierà, questo widget all'interno di consumer verrà ribuildato, solo e esclusivamente questo. Un altro modo è quello di utilizzare il cosiddetto consumer widget. È un widget fatto ad hoc da Remi per permettere di risparmiare codice, fare un codice più pulito. E infatti, se vedete nel build, oltre al contesto, abbiamo anche come parametro la callback watch. Quindi questo è simile al widget consumer che utilizziamo all'interno di un altro widget, ma possiamo così creare, come vedete qua sotto, My Custom Widget, dei widget inglobati direttamente in un consumer widget. Questo è per rendere tutto un po' più pulito. Infatti, My Text Widget è un. Prima ve lo mostro, qui c'era il consumer, quindi c'è più codice ed è meno pulito e meno comprensibile. In questo modo abbiamo il My Text Widget in un widget a parte. Questo è come leggere e consumare i provider. Ora, ricordatevi, ho detto del runtime exception del pacchetto provider. Questo è un esempio di runtime exception, ovvero io voglio andare a leggere, ad ascoltare un provider di tipo person, un oggetto person,
ma non l'ho nell'albero dei widget, e questo quindi nel vecchio pacchetto provider comporta un provider not found exception, cosa che in RiverPod non succede, ovvero in RiverPod cioè se il progetto compila non ci saranno errori, perché c'è un controllo fatto appunto che si basa sul riferimento del provider e non sul tipo. Quindi se noi andiamo a fare run della nostra applicazione, avremo quel tipo di errori. Risolviamo anche il problema del multiprovider, cioè avere dei provider dello stesso tipo. In RiverPod si può, perché appunto utilizziamo il riferimento del provider e non il tipo. Quindi se abbiamo my name provider, my name e my surname provider, che sono due provider dello stesso tipo di tipo stringa, noi possiamo accedere a loro con il loro stato tranquillamente utilizzando watch e passando il riferimento della costante globale. Altra cosa, possiamo creare dei provider privati. Quindi possiamo far sì che all'interno del nostro file.dart creiamo il nostro provider, in questo caso my name provider, renderlo privato e evitare di renderlo visibile esternamente a questo file. E questo è molto comodo quando il progetto diventa abbastanza grande. Quindi questo è un riepilogo, i provider sono globali, ma il loro stato no. È compile safe, non ci sono essere provider lo stesso tipo, i provider possono essere privati, lo stato come provider è visibile nei DevTools, cosa importantissima, non dipende da Flutter. RiverPod non dipende da Flutter, quindi può essere utilizzato anche in progetti in Dart puro. Altra cosa a suo favore è la documentazione. Ray mi ha costruito un bel sito che ingloba tutte le informazioni necessarie per il suo utilizzo. Ora, in provider ci sono, cioè Ray ha costruito diversi tipi di provider con cui lavorare. C'è il classico provider, che è quello di base, c'è il future provider, c'è lo stream provider, diciamo questi tre sono quelli più basici, e poi c'è lo state provider, lo state notifier provider e il change notifier provider. Il change notifier provider si comporterà allo stesso modo di come si comporta nel pacchetto provider. Simile allo state notifier provider, che è una reinvenzione del change notifier provider, molto più performante e indipendente da Flutter, quindi utilizzabile anche in Dart. Un veloce esempio di uno stream provider, guardate qui, lo stream provider quindi creiamo la variabile, la costante globale, creiamo lo stream provider, gli diciamo il tipo di dato che ci aspettiamo di ritorno, quindi hero, e all'interno c'è la callback, mettiamo in async stellato appunto perché è uno stream, quindi ci saranno vari oggetti di ritorno. Questo è l'esempio di Firebase, ci mettiamo in ascolto di un documento. Attendiamo che arrivi una risposta, qui ci ho messo i puntini puntini perché possiamo fare delle operazioni, controlliamo se è nulla, se c'è connessione o altro, e poi la comunichiamo ai nostri ascoltatori con Hild Hero from Map, in questo caso un esempio. E quindi, guardate qui, Remy ha pensato anche a gestire i tre tipi di stati. Cioè ogni volta che noi ci mettiamo in ascolto di un qualcosa in modo asincrono, non è detto che vada a buon fine. Quindi ci potrebbe tornare il dato, ci potrebbe essere uno stato di caricamento. E quindi tutti i dati che tornano da un stream provider, da un future provider, sono cioè inglobati in un dato che la classe si chiama async value. Quindi noi quando leggiamo uno stream provider allo stesso modo di come vi ho fatto vedere prima, quindi watch io lo stream provider, ci passiamo il riferimento, poi possiamo fare when e abbiamo direttamente i tre stati collegati a questa classe. Quindi abbiamo il dato, quando il dato effettivamente viene comunicato, e quindi quando viene comunicato il dato mostreremo le informazioni che vogliamo. C'è lo stato di loading, e quando ci sarà questo stato, in questo caso mentre mostreremo un circular progress indicator, e c'è lo stato di errore che vuole come proprietà una callback in cui abbiamo sia l'errore che lo stack trace. Quindi vedete, facilmente è difficile incombere in errori di programmazione quando è tutto gestito dal pacchetto. Ora, il future provider è allo stesso modo, quindi creiamo una costante globale, future provider gli diamo il tipo, c'è una callback con, in questo caso, la keyword async, perché all'interno utilizziamo un await, simuliamo una richiesta HTTP e poi torniamo il nostro dato. Stessa cosa per stream provider,
Qui abbiamo di nuovo la sync data, quindi weather provider, quando andiamo a leggere weather provider con watch e riferimento della costante, utilizziamo il when, oppure c'è cioè il maybe when, il map o il maybe map, poi lo vediamo velocemente, e ci sono i tre stati. Quindi riusciamo a gestire i tre stati, caricamento di data e di errore. Allora, andiamo avanti. Ok, qui c'è un piccolo esempio per combinare due provider. Allora, la cosa fondamentale è quella. Far dipendere un provider da un altro provider automaticamente, cioè senza andare a passare riferimenti o quant'altro. Cosa facciamo qui? È facile. Allora, facciamo finta che abbiamo uno state provider che poi vediamo meglio, però è un provider che torna uno stato di tipo stringa, ok? Diversamente dal provider di base, lo state provider può essere modificato dall'esterno. Poi lo vediamo. Poi abbiamo un future provider di tipo weather. Weather è un oggetto che avrà le sue proprietà. E quindi abbiamo di nuovo la nostra callback per tornare l'oggetto di tipo weather. All'interno della nostra callback, grazie al riferimento al parametro ref, che non è altro che il riferimento al provider scope, possiamo andare ad ascoltare i cambiamenti di un altro provider. E questo è fantastico. Quindi ref.watch, city state provider, quindi ci mettiamo in ascolto dello state provider che si trova al riferimento della costante globale city state provider. Il suo stato, questo è un provider di base, quindi andiamo a vedere lo stato di questa classe. Ogni volta che city cambierà, quindi cambierà lo stato di city state provider, il future provider verrà refreshato, ricreato, quindi cioè verrà rebuildato, tra virgolette. Quindi si effettuerà di nuovo il delay di 3 secondi e poi verrà ritornato un oggetto weather con una temperatura random. Non so se è partita l'animazione, vediamo se parte. Vedete, in questo caso io cambio il testo nella mia barra di ricerca, clicco cerca. Quando clicco cerca ok, cambio città. Quando clicco cerca, in realtà, cosa vado a fare? Ve lo faccio vedere nella prossima slide. Vado a cambiare lo stato di city state provider. Cambiando il testo, weather future provider si accorge di un cambiamento, si accorge del cambiamento e quindi rebuilda e va a creare. Weather. Perfetto. Allora, andiamo avanti. Ecco qui, no, questo è uno state notifier. Non ho messo l'esempio. Ah no, della search bar, eccola qui, scusate. C'è un elevated button. Cosa fa il pulsantino? Va a leggere il testo dal controller text field. E poi cosa fa? Context.read ci permette di leggere comunque il nostro provider, gli passiamo il riferimento e andiamo a inserire nel suo stato il testo della città. Nel momento in cui andiamo a fare questo cambiamento, il Weather Future Provider ascolterà il cambiamento e verrà rebuildato. Quindi ci sarà il classico stato di loading, vedete il cerchietto che gira, e poi arriverà la temperatura. Cambiamo città, cerchio che gira e cambia la temperatura. Perfetto. Questo è un esempio di State Notifier Provider, che è la stessa cosa di un Change Notifier Provider, non c'è nulla di diverso. Lo stato che andiamo a diffondere è immutabile. Quindi non abbiamo la nostra variabile nel change notifier, ma lo stato è immutabile. Questo è consigliato anche perché quando andiamo a fare andiamo a confrontare due oggetti, il fatto che siano immutabili ci permette di refreshare lo stato solo se questi effettivamente cambiano. Non c'è tanto da spiegare perché è lo stesso di change notifier. Comunque creiamo il nostro weather notifier provider, che è di tipo state notifier provider, e allo stesso modo c'è una callback e torniamo all'oggetto, oggetto che naturalmente è utilizzato per gestioni di stato un po' più complesse. Quindi abbiamo il nostro getWeather, che è il nostro metodo che possiamo invocare da fuori, e nel getWeather facciamo una richiesta HTTP, e al suo completamento andiamo a scrivere nello stato la variabile state che appartiene al state notifier. Andiamo. Nel momento in cui scriviamo questa variabile, riassegniamo questa variabile, tutti gli ascoltatori dello State Notifier Provider verranno notificati e quindi verrà riaggiornato il widget che resta in ascolto. Ecco qui infatti l'esempio, con un consumer widget ascoltiamo l'oggetto meteo in questo modo, watch, riferimento, attenzione qui, riferimento.state,
Perché punto state? Perché noi vogliamo ascoltare il cambiamento dello stato. Se avessimo messo weather notify provider senza il punto state, in questa variabile ci sarà il riferimento alla classe weather notify provider. Quindi non ci sarà in ascolto del cambiamento di stato, ma si accederà solo a quella classe. Allo stesso modo di prima, andiamo a leggere con context.read la classe in questo caso, quindi diamo riferimento della nostra costante globale, e invochiamo getWeather. GetWeather che vi ho fatto un metodo all'interno della nostra classe WaitNotifier. E abbiamo lo stesso risultato che vi ho fatto vedere prima qui. È lo stesso identico, solo utilizzando uno state notifier provider. Perfetto. Andiamo ai modificatori. I modificatori cosa servono? Servono per semplificare ulteriormente la vita dello sviluppatore. Il modificatore autodispose, a cosa serve? Lo dice direttamente il nome. Autodispose serve a dislocare la risorsa quando non serve più. Quindi, quando noi, e qua ci sono i casi d'uso, quando noi marchiamo, diciamo, un provider come autodispose, nel momento in cui non ci sarà nessun ascoltatore, quindi registrato adesso, questo verrà eliminato. Quindi non ci sarà più. Quindi può essere utile per resettare lo stato quando un utente esce e rientra in una schermata, o chiudere la connessione a un listener di Firebase non più necessario. E apriamo uno stream provider. Nel momento in cui usciamo dalla schermata ed utilizziamo il nostro stream provider, vogliamo chiudere la connessione. Quindi, mettendo autodispose quel provider, non avremo più quel provider in memoria. E quindi siamo tranquilli che lo stato, cioè che quel provider non rimanga in giro senza essere mai chiuso. Questo è un esempio di come si crea un provider con autodispose. Basta utilizzare il costruttore provider.autodispose, quindi stream provider, future provider, qualunque provider.autodispose. In questo modo, quando nessuno ascolterà più questo provider, questo sarà chiuso, non esisterà più. Perfetto. Accorgimenti: se vogliamo far dipendere il provider fra di loro, naturalmente non possiamo far dipendere un provider che non è autodispose da un provider che è autodispose, perché ci sarebbe un memory leak. Quindi, se vogliamo creare, vogliamo dipendere, vogliamo creare un provider, dovrà essere autodispose. Ok, ora c'è un altro modificatore. Scusate se vado veloce, ma vorrei far, cioè, ho messo tanta carne al fuoco e vorrei, diciamo, introdurla tutta, e sperando anche di riuscire a fare un po' di live coding, se Carlo ce lo permette. Tanto potrà essere rivista questa, quindi i casi d'uso del modificatore family molto utilizzato sono quelli di recuperare un oggetto con uno specifico ID. Ipotizziamo di avere un feature provider e lo vediamo in questo caso qui. Abbiamo uno stream provider che è in ascolto in uno specifico documento di Firebase. Naturalmente noi l'ID del documento non ce l'abbiamo a portata di mano. Allora possiamo con il modificatore family, e lo possiamo concatenare al costruttore autodispose, come vedete, stream provider autodispose.family, possiamo passare quindi una variabile quando in ascolto. Immaginiamo di creare una lista, ogni lista avrà un suo stream provider, ma non è che ne costruiamo uno appositamente per ogni oggetto della lista. Ma basta che creiamo un stream provider di tipo family e passiamo l'ID del documento a questo stream provider. Vedete qui Firebase Firestore, Instance Collection, Heroes, Doc, ID. Lo prende direttamente al momento, dal momento in cui ci mettiamo in ascolto. Come? In questo modo, Hero Stream uguale watch, il riferimento come sempre alla costante globale, ma se vedete qui gli passiamo un parametro, ID. Quindi, nel momento in cui ci mettiamo in ascolto di un Hero Stream Provider di questo tipo, con un ID, andremo a creare tanti stream provider quanti stream provider in ascolto ci verranno invocati. Quindi immaginate una lista di 10 documenti con 10 ID differenti, ma in realtà abbiamo scritto poco codice. E allo stesso modo poi lo consumiamo e andiamo a leggere. Naturalmente passiamo il tipo di dato, lo mettiamo qui nei generics, quindi family, hero è il dato di ritorno dello stream provider, e poi mettiamo il dato che passiamo allo stream provider quando lo andiamo
ad ascoltare o a leggere. Quindi immaginate che avremo tanti stream provider paralleli, ma stream provider o come future provider o qualsiasi tipo di provider può essere autodisposto e family. Accorgimenti. Il parametro che passiamo quando utilizziamo il modificatore family deve essere immutabile, è preferibile utilizzare parametri primitivi, string, interi, eccetera, oppure deve essere un oggetto di tipo immutabile, quindi con un override del comparatore di uguaglianza e dell'hashcode. Utilizzare family con autodispose per evitare memory leak, perché immaginate in una lista creeremo 100 stream provider di tipo family, perché ognuno ha il suo IT, però se li vediamo una volta sola durante l'esecuzione dell'app, quelli rimangono in memoria, invece con autodispose li eliminiamo appena non c'è nessuno in ascolto. Ok, questa qui mi sa che mi è... Ah, ok. Altra cosa che molto utile è il provider listener. Non è niente di che, è un widget che ci permette di ascoltare il cambiamento di un provider per generare degli effetti, dei side effect. Quindi vogliamo mostrare una snack bar? Ok, utilizziamo il provider listener in cui abbiamo una callback on change in cui ascoltiamo lo stato. Quindi cambia lo stato, stampiamo in console, mostriamo una snack bar senza dover ribuildare il widget. Il provider listener è infatti, lo conoscete tutti. Prima di passare live coding, questa è l'ultima slide e poi passiamo anche alle domande, Carlo. Vi dico che RiverPod, non essendo dipendente da Flutter, si divide in diversi pacchetti. RiverPod, che si utilizza per progetti in Dart puro, Flutter RiverPod, quindi per progetti Flutter, e UX RiverPod, perché RiverPod è compatibile anche con UX. Io non li ho approfonditi, quindi non ve ne ho parlato minimamente, anche perché il tempo è quello che è. Vi ringrazio per l'attenzione, mi scuso per la velocità della discussione, ma volevo mostrare un po' tutto e non ho mostrato tutto perché ci sono anche altre cose da vedere, ma non riusciremo oggi con questo talk. Grazie Gianmarco. Intanto ricordati che abbiamo questo Flutter Espresso come appuntamento mensile, quindi se hai più cose da dire, siamo sempre felici di ospitarti Grazie Carlo. e di cosa vuoi raccontarci. Andiamo alle domande. Intanto abbiamo la domanda da parte di Gregory, ovvero sai cosa viene usato a livello di linguaggio per i controlli compile time che hai menzionato? No, non lo so, so solo che utilizza riferimento. Guarda, non lo so, ti dico non lo so perché potrei dire fesserie, quindi è una cosa però che posso spulciare nel codice di RiverPod per capire come ovvia questo problema. Anche perché appunto ricordiamoci che essendo tutto open source possiamo tranquillamente andare su GitHub e vedere di cosa si tratta senza alcun problema. Un'altra domanda da parte di Stefano. In RiverPod static const final per la globale di riferimento, tu cosa consigli, Io ho Gianmarco? utilizzato sempre Final, non utilizzare static const, non penso sia necessario farlo. Comunque è una variabile globale, quindi viene istanziata solo nel momento in cui viene letta. Perfetto, benissimo. Gregory intanto ti ringrazia per la risposta alla sua domanda. Prima di passare alla live coding vera e propria, volevo appunto ricordare della nostra fusione. Veniteci a trovare sui nostri gruppi e canali ufficiali. È partito per sbaglio un altro commento di Gregory. volevo augurarvi un buon Natale da parte di tutti e due i gruppi. Ci vediamo il mese prossimo per il nuovo Flutter Espresso. Adesso appunto lasceremo spazio a Gianmarco che farà una live coding per quanto riguarda RiverPod. Noi ci rivediamo a gennaio e vi faremo sapere la data e gli argomenti del prossimo intervento. Gianmarco, lo spazio è tutto tuo. Facci vedere cosa è possibile fare grazie a RiverPod. E ancora grazie. Mi sposto un pochetto perché utilizzo
schermo esterno per il coding. Allora, bella cosa che non ho neanche avviato nel frattempo, ok. Allora, però vi posso far vedere intanto qual è l'applicazione che andremo a vedere. Ok, 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 questa qui. E ti lascio solo sullo stage, buon lavoro e buon live coding. Grazie. Allora, l'esempio che voglio introdurre è una semplice lettura di news da Hacker News, con le API di Hacker News. Quindi c'è una lista di tutto a scopo didattico. E cliccando quindi su una singola news andiamo a caricare il singolo, la singola news con una chiamata, un'altra chiamata HTTP. Se vedete qui la chiamata è cacheata, perché non vi ho detto che i feature provider in realtà cacheano la risposta, e questo è fondamentale. Cacheano la risposta, ma che può essere cacheata o meno grazie all'utilizzo di autodispose. Quindi utilizzando autodispose noi possiamo evitare il caching di questa chiamata, ma è molto comodo perché ecco qui. Io apro una nuova news, bene, ci torno nuovamente, ho preso quella sbagliata, scusate, ci torno nuovamente ad andare la prima è cacheata, e è pronta, quindi Feature Build cache anche lo stato. Poi possiamo mettere la news nei nostri preferiti, utilizziamo una checkbox per filtrare i preferiti e tutte le news, e abbiamo di nuovo qui la nostra news. Vi farò vedere questo, come è possibile realizzarlo con RiverPod. Allora, ci sta mettendo un po'. Comunque, intanto, cerchiamo... No, non ce la faccio. È incantato tutto. Ecco qua, ecco qua. Allora, qui c'è anche l'esempio completo che poi posso condividervi su GitHub. Allora, quindi, prima cosa da fare, naturalmente, è aggiungere le dipendenze. Quindi aggiungiamo Flutter e RiverPod. In questo caso aggiungo anche State Notifier, che è un pacchetto a parte. EquoTable e Dio per le chiamate HTTP. Niente di più semplice per chi già sviluppa in Flutter. Abbiamo spediti, tanto ho fatto il codice in maniera che è tutto pronto, aggiungiamo solo i pezzi fondamentali. Prima cosa da fare. Aggiungiamo, facciamo il wrap della nostra applicazione con Provider Scope. Quindi, wrap with widget del nostro MyApp, Provider Scope. Perfetto. Importiamo. E importare o all.dart, che ci sono tutte le varie parti di RiverPod, oppure Flutter RiverPod. Importo Flutter RiverPod. E ok. E abbiamo inserito il nostro provider scope che ingloba tutta l'app. Intanto, scusate, metto a girare, cioè faccio l'esecuzione di questo esempio minimale, così poi utilizziamo l'hot reload per mostrare gli aggiornamenti. Quindi, prima cosa da fare, la parte dei widget che ci interessa inglobare con RiverPod. Quindi provider scope, quindi tutta la nostra applicazione può leggere i provider. Ci spostiamo direttamente sulla home screen, ok? Nella nostra home screen ho messo una serie di to-do per essere molto più fluido e veloce nella live coding. Cosa facciamo? La prima cosa da fare è vogliamo prelevare la lista delle news. Quindi cosa facciamo? Andiamo a creare un future provider, quindi final, e ho anche scritto qui il nome, così facciamo subito. New is provider è un future provider, okay, che torna, cioè quindi lo stato di questo provider è una lista di interi. La lista di interi, ecco qui, creiamo la nostra callback, importiamo RiverPod. Qui cosa andiamo a fare? Innanzitutto la nostra callback deve essere asincrona. Appunto per mostrare il caricamento, await future.delay.
Special. Seconds. 2 secondi. Anche un secondo. Delete. Perfetto. Ora qui cosa facciamo? Utilizziamo la nostra, creiamo una lista, prendiamo da delle API news, utilizziamo questo link, vedo qui, portiamo Dio, spero che leggiate. Ok, abbiamo la nostra stringa e un po' mi sa che devo list. Non sbaglio, dovrebbe essere così. Tanto l'applicazione ancora sta buildando, ma andiamo avanti. Quindi poi se ci sono problemi li vediamo al volo, tanto abbiamo anche il codice completo. Quindi questo abbiamo creato il nostro feature provider. Cosa fa questo provider? Nel momento in cui ci mettiamo in ascolto di questo provider, per la prima volta andrà a effettuare questa chiamata HTTP, ci tornerà una lista di interi che sono gli ID delle nostre news e basta. Quindi chi ascolterà andrà a leggere questa lista. Se qualcun altro si metterà in ascolto, okay, pure la tastiera scarica. Se qualcun altro si metterà in ascolto, cosa succede? Niente, avrà già la chiamata cacheata e quindi non ci sarà più, non ci sarà di nuovo lo stato di loading, quindi avrà già il dato. Quindi cancelliamo questo to-do. E cosa facciamo? Adesso andiamo a consumare questa lista. Dove la consumiamo? La consumiamo nell'home screen. Dove? Nel body. Quindi nel body, adesso vedete, è partita l'app, c'è Arrival Pod Example, questo qui. Con consumare un provider. Ok. All'interno noi dobbiamo tornare il nostro widget. Allora, innanzitutto andiamo ad ascoltare il feature provider, quindi cosa facciamo? Final list provider. Facciamo watch, è la callback che ci passa qui il builder, e gli inseriamo il provider che vogliamo leggere. Non ci sono errori. Cosa facciamo adesso? Ritorniamo in base allo stato di questo provider, quindi when, ecco, ci tornano tutte le nostre proprietà di callback per gestire gli stati di loading, di data e di errori. Scusate, ma mi pare che StreamYard stia consumando tutta la mia memoria. Ok, list. Naturalmente già ho preparato la mia lista di widget, quindi ne torneremo direttamente. My list view, a cui passiamo il dato, così non andiamo a scrivere codice inutile che non è collegato a questo talk. Ok. Se c'è lo stato di loading, utilizzeremo il mio widget My Loading Widget, che non è altro che un Circular Progress Indicator messo al centro. Vediamo un po' se ho sbagliato. Loading Widget. C'è un errore, utilizzeremo il mio troppo, è un po' tutto lento. Importiamo sì. Vabbè. Ok. It's 2 punti. Non gli piace. Questa di interi, questa è. Sì, dovrebbe essere giusto.
Ah, ok, scusate, liste. My error. Widget dovrebbe essere, ok. Error. Mettiamoci error qua. Questo lo importiamo. E quindi abbiamo gestito lo stato della nostra chiamata. Vabbè, ora c'è questa cosa qui perché naturalmente la variabile globale non è in memoria perché dobbiamo fare un hot restart almeno. Ok, vediamo un po'. Perfetto. Abbiamo creato il nostro future provider che ci scarica la nostra lista. E l'abbiamo consumata nel body con i tre stati, loading, data ed error. Perfetto. Ora io ho già fatto il widget, lo screen del dettaglio, dovrebbe mostrare giusto il testo dell'IT. E adesso andiamo ad aggiungere quelle altre cosette. Allora, come terza cosa, quindi consumiamo la lista di interi, l'abbiamo fatta, abbiamo mostrato il risultato. Adesso cosa facciamo? Andiamo a implementare il Future Builder che si occupa solo di scaricare le informazioni di una singola news. Quindi final news provider uguale Future Provider tipo news, che torna a news. News è un oggetto che è già creato per velocizzare il tutto. Okay, quindi questo feature provider tornerà una news. Ora abbiamo il nostro link qui, quindi andiamo a fare, aspetta, copiamo, anzi copio tutto qui per velocizzare. Poi lo commentiamo al volo insieme. Allora, attendiamo tardi un secondo, andiamo a leggere, andiamo a fare la richiesta HTTP. Però adesso vogliamo l'ID, quindi utilizzeremo un costruttore family. Poi utilizziamo from map news from JSON, scusate. Questo ve lo distanzio. Ora qui abbiamo bisogno del family. Perché? Perché vogliamo utilizzare un future provider per ogni ID, per ogni oggetto che andiamo a leggere. Quindi scriviamo qui family come costruttore, punto family. Si arrabbia perché non gli abbiamo dato il tipo di dato che inseriamo, che non è altro che un intero che sarebbe l'ID, e che aggiungiamo anche qui alla callback. Ok? Molto semplice. Quindi questo l'abbiamo implementato. Andiamo a implementare, a consumare l'oggetto della news nel nostro dettaglio. Quindi andiamo su New Detail Screen. L'ho commentato, ragazzi, per far prima, ma tanto il concetto di consumarli dovrebbe essere abbastanza chiaro, quindi togliamo al centro il body con l'ID del testo, decommentiamo questo, quindi consumiamo, andiamo a leggere ve lo distanzio per farlo leggere meglio, lo importo intanto così non ci dà l'errore. Qua, widget, è un widget che ho fatto apposta, loading widget. Ok, guardate, watch, gli diamo il riferimento alla costante globale news provider che abbiamo in home screen qui, news provider, ma gli passiamo un valore per queste family, gli passiamo l'ID. Quindi immaginate che ogni volta che io cliccherò un ID nella nuova schermata, costruiremo un nuovo news provider in base a quell'ID. Gestiremo come sempre il nostro valore di ritorno, in questo caso però vi faccio vedere un maybe when. Quindi non gestiamo più data, errore e loading, ma gestiamo solo data e altrimenti. Quindi se è data faccio questo, altrimenti per tutti gli altri stati faccio questo. Quindi mostro un loading widget. Allora, aggiorniamo il tutto, ma abbiamo creato un altro fichier, quindi facciamo un hot restart. E qua vi mostro la bellezza anche dell'autoresponse in 2 secondi. Allora, facciamo subito una prova. Ah, ok, sta avviando. Quindi scarica tutti gli ID delle news, clicchiamo su una news, parte un nuovo future provider con il nuovo ID, tac, è arrivata la news. Perfetto. Se torniamo indietro e rientriamo nella news, la news c'è di nuovo perché il future provider cachea la risposta. Ora, e se noi non vogliamo cachare la risposta, beh,
Se ne mettiamo un autodispose qui, auto, ho scritto male, autodispose, ok, camel case. Se mettiamo un autodispose qui, facciamo un altro start perché qui andiamo a fare una modifica a livello globale. Cosa succederà? Che ogni volta che entriamo ed usciamo dall'app, il future provider, scusate, da una news specifica, il future provider verrà distrutto e quindi la chiamata verrà rieffettuata ogni volta che rientriamo. Guardate, entro nella prima news, c'è il loading e c'è la news, perfetto. Esco, rientro, c'è di nuovo il loading, perché l'autodispose cosa fa? Va a distruggere questo future provider creato. Ok? Questa è la differenza tra un widget future con autodispose senza. Quindi lo togliamo adesso perché ci fa piacere che rimanga cacheata. Qui dobbiamo fare un altro restart, ma lo facciamo dopo. Quindi andiamo a cancellare anche questo says to do. Sì, cioè, si è arrabbiato perché gli ho cambiato il future provider. Allora, cancelliamo anche questo to do e andiamo. Questo l'ho mostrato, la cache. Andiamo, vi faccio vedere un'altra funzioncina. Come facciamo a refreshare un future provider programmaticamente? Cioè, a un certo punto premo un pulsante e voglio refreshare il future provider. Facile. Remi ha creato la funzione refresh. Quindi inseriamo lo faccio vedere sulla home. Inseriamo un floating action button. Floating action button. Compressed. Ok. Cosa facciamo noi qui? Context, perché possiamo raggiungere la libreria anche dal contesto. Refresh. Cosa gli passiamo qui? Il riferimento al provider che vogliamo refreshare. In questo caso vogliamo refreshare la lista delle news. Molto semplicemente aggiorniamo. Guardate qui, se io clicco il pulsante del floating action button, tac, viene refreshato. Quindi il feature builder cioè, si resetta e quindi lo stato viene perso e viene ricreato da zero. Questo serve per rinvocare, diciamo, un future builder, ricrearlo, refresharlo, appunto. Spero che si sia capito. Quindi vi ho fatto vedere il refresh, ve lo cancello questo. Vi ho fatto vedere come cambia. E abbiamo altri 5 punti. Carlo, vogliamo dar modo di fare qualche domanda prima di andare avanti? O vado dritto fino alla fine? No, niente, Carlo non è con me, quindi continuo. Allora, vediamo un po'. Ah, già vi ho fatto. Ah, ok, l'autodispose provider ve l'ho fatto già Mi vedere. scusa, No, dico, vogliamo far fare qualche domanda mi sono prima di. addormentato. Mi hai cercato? Sì, dico, vogliamo spazio a qualche domanda nel mezzo o vado avanti fino alla fine? Perché sto correndo abbastanza. Vai tranquillo, c'era stata solo una domanda di Antonio, se vuoi, ma era re relativa al talk. La leggiamo. Ok, eccoci. Quanto tempo pensi si possa prendere confidenza con RiverPod? Allora, io ci ho messo abbastanza per prendere confidenza. Adesso che l'ho compreso appieno, mi pare tutto più facile e vi dico che io state management ne ho provati diversi, perché mi annoio utilizzare sempre le stesse cose, quindi cambio. Ho provato Flutter Block, Provider, RiverPod, State, un altro, non mi ricordo il nome. Un po' ci vuole, secondo me, a livello di concettuale, però vi faccio un esempio. Su Flutter Block io spesso ho difficoltà a far dipendere block da altri block, no? Devo passare il riferimento, mettere in ascolto, invocare altri, i vecchi dispatch o gli emit di qubit. Quindi lavorando con Flutter Block, delle volte dico, cavolo, se avevo RiverPod potevo fare delle cose in maniera molto più agevole. Io consiglio di provarlo, poi una volta che si ha acquisito la competenza per utilizzarlo appieno, facilmente vi rendete conto su un progetto lo potete migrare tranquillamente a RiverPod. Naturalmente, forse è un po' sconsigliato utilizzarlo per prodotti in produzione. Infatti, c'è una pull request di Remy che
vuole fare dei breaking change per migliorare ulteriormente quello che è adesso l'Hyperpod. Vi consiglio di seguirla e lì ci sono le evoluzioni che sta avendo. Va bene, Vado continua tranquillamente la tua live. avanti. Ok, Bene, allora. noi siamo qui. Va bene? Perfetto. Allora, l'autodisposto ve l'ho mostrato. Mi pare che l'ho mostrato. Sì, l'ho mostrato. Sì, l'ho mostrato. Ok. Ora, facciamo un po' di refactoring. Abbiamo due stanze della nostra libreria DIO per effettuare le richieste, ma ipotizziamo che vogliamo rendere disponibile l'istanza di DIO a diversi provider perché abbiamo lo stesso base URL, abbiamo lo stesso tipo di autenticazione, abbiamo gli stessi interceptor. scusa, ho letto una domanda al volo, Gregory. Sì, si può fare. Nell'inspector compaiono le classi, i provider di Riverpod con lo stato. Vado avanti. Quindi cosa facciamo? Vogliamo creare un provider solo per l'istanza di Dio. Quindi facciamo Dio provider. Ok, un provider di base. F, ma non ci serve, quindi possiamo utilizzare l'underscore. Ecco qua, guardate qui, io ho un provider che mi condivide all'interno della nostra applicazione l'istanza Dio. Quindi cosa faccio qui? Invece di fare await Dio e la creo, posso fare così. Watch, no, ref, watch. Ok, cosa gli passo qui? Il riferimento del mio Dio provider. Avrò direttamente il mio Dio. Quindi questa la aggiungo anche qui. Arrabbia, forse si arrabbia perché naturalmente c'è un errore. Cos'è che non va? Ah, scusate, ho tolto la wait. Ho tre start. Ora, ok, sta avviando, non c'è nessun cambiamento a livello di funzionalità, l'applicazione funziona allo stesso modo. Tac. Quindi ho fatto in modo che l'istanza di Dio sia condivisa a tutti i miei provider, quindi a tutta la mia business logic. Naturalmente io sto utilizzando feature provider, utilizzeremo state provider, se abbiamo cose più sostanziose da gestire utilizzeremo uno state notifier provider, che è l'equivalente di Change Notifier con ottimizzazioni anche di performance. Ok, abbiamo fatto il nostro refactory e adesso andiamo a creare e andiamo a gestire il filtro. Ok, abbiamo i classici esempi di liste di cose da filtrare, come le to-do list che vengono filtrate per completate o non completate, completate e tutte. Quindi facciamo il nostro provider per il nostro, come si dice, per filtrare la nostra lista di news. Final. Io sto mettendo tutto qui, però è bene dividere i provider o in un'altra classe apposita oppure nella classe dove vengono utilizzati. Il filter provider è uguale a, utilizziamo uno state provider stavolta. Perché? Perché lo stato deve essere cambiato programmaticamente, quindi alla pressione di un pulsante, quindi diciamo, al coinvolgimento, cioè viene coinvolto l'utente che crea, che preme un pulsante e cambia lo stato di questo filtro. Quindi così, filtrato, false. Quindi true e false. Ci stiamo un booleano. Ok, filter provider lo utilizziamo, anzi questo filter provider lo mettiamo sull'app bar, quindi nella nostra app bar mettiamo l'action
Mettiamo un pulsantino nelle options. Options, ok. Utilizziamo un consumer. Lo togliamo perché... Ok. Tornerà una checkbox con il valore value. Ok, value cos'è? Non è altro che lo stato condiviso dal nostro filter provider. State, sì, watch, restiamo in ascolto. Ok, quindi value è il valore del nostro filter provider. Allora, cos'è che non gli piace? Ta ta ta, valuable. Naturalmente dobbiamo prendere lo stato del nostro state provider. In questo modo abbiamo l'istanza dello state provider, ma non il suo stato. Quando cambia, quindi quando lo premiamo, cosa facciamo noi? Andiamo a modificare il suo valore o direttamente con context read, perché non dobbiamo metterci in ascolto all'interno di onChanged. Ma dobbiamo solo avere l'istanza del nostro provider punto state e l'assegniamo così. Ok, andiamo a fare un auto restart. Vediamo se si riavvia. Abbiamo il nostro checkbox sopra che il suo stato sarà gestito da un semplice state provider che è il filter provider. Vediamo se funziona. Ok, quindi quando lo premiamo andiamo a cambiare il suo stato e quindi verrà ribuildato solo questo pezzo di widget. E possiamo tranquillamente mettere in widget a parte che estende consumer widget, sì, per fare le cose molto più pulite, ma lasciamolo così per non rubare troppo tempo al talk. Ok, adesso abbiamo fatto questa cosa qui e adesso andiamo a inserire invece l'iconcina, la stellina per aggiungere una news ai nostri favoriti, alle nostre news favorite, preferite. Quindi andiamo nel detail screen, l'ho commentata e non la riscriviamo insieme per non aggiungere troppe, cioè non appesantire troppo il talk, ma lo analizziamo insieme. Prima di questo dobbiamo andare a creare il nostro provider, però quindi devo creare prima il provider. Scusate, ho sbagliato questa cosa qua. Quindi in home screen devo creare allora abbiamo le news. Ok. Perfetto, facciamo così. Allora, Favorite News is Provider. Ok, vogliamo una lista di news che sono le nostre favorite. Quindi creiamo il nostro state provider tipo list di interi. Ok. Guardate quanto senza toccare quasi nulla nella UI, nel codice della UI, riusciamo a gestire questa cosa. Allora, no, questo è, scusate, ma è un future provider. Ok, cosa facciamo qui? Scusate, ma mi sono dimenticato qualcosa. Queste. Ok, questa è questa così. Cosa facciamo qui? Andiamo, innanzitutto ci mettiamo in ascolto dei cambiamenti di filter provider, no? Perché quando cambiano lo stato, se vogliamo visualizzare tutte le news o solo quelle preferite, dobbiamo cambiare la lista di ritorno. Quindi cosa facciamo qui? Filter provider. Ref, watch,
oggi. Mettiamo in ascolto di questo qui, del provider dello stato della checkbox. Naturalmente vogliamo lo stato, quindi qua è filter state. Ok. Perfetto. Sì, io so che è fantastico. Parla della news qui. Sì. Ok, allora, rimaniamo in ascolto di questo. E if filter state è true, sono, è filtrato, quindi vediamo solo le top stories. Cosa vediamo? Vediamo la lista delle storie preferite, ma sinceramente ragazzi non mi ricordo come l'ho fatto, quindi per non sbagliare, visto che è venerdì e sono le 10:40, vado a spulciare il mio codice, quindi home screen, tanto è giusto per far capire il concetto. Ah, ok, perfetto, sono questi due pezzi. Questo lo leviamo, quindi bla, eccolo qua. Quindi cosa ho fatto? Il filtered news, il future builder, che resta in ascolto di tutte le news. Come lo facciamo questo? Await ref watch news is provider.future, quindi vogliamo proprio l'oggetto futuro, cioè vogliamo che venga atteso il ritorno dell'oggetto. Poi abbiamo le favorite news ID, quindi vogliamo prendere tutte gli ID delle news aggiunte in questo provider. Questo serve solo il favorite news is provider, è uno state provider che ritorna una lista di interi. Qui andremo ad aggiungere solo l'ID che cerchiamo con la nostra iconcina stella, con l'icombatto. E poi andiamo a leggere lo stato della nostra checkbox e poi facciamo return. Se lo stato è abilitato, torniamo alle favorite. Altrimenti torniamo tutti quanti l'ID. Semplice. Quindi andiamo, torniamo nel nostro news detail screen. È tutto pronto. Lo commentiamo insieme. Nel nostro consumer, ovvero all'interno qui, dove verrà visualizzata la nostra stellina, andremo ad abilitare o disabilitare la stellina in base a sé. Questo ID, l'intero di questo ID, rientra nella lista dei favoriti. Quindi leggiamo gli ID dei favoriti, watch favorite news is provider.state, quindi la lista, per vedere se è favorita, cioè se è nella lista dei miei favoriti, che facciamo? Vediamo se questo ID visualizzato quindi in questa pagina, che prendiamo dal passaggio come costruttore, l'ID della news, è contenuto in questa lista. Se è così, la stella sarà piena e gialla, altrimenti no. Quando clicchiamo la stella, intanto riavviamo l'app, quando clicchiamo la stella, cosa andiamo a fare? Se non è favorita, andiamo ad aggiungere allo stato del mio favorite news is provider questo ID. Quindi concateniamo la lista degli ID favoriti con l'ID corrente. Altrimenti lo andiamo a rimuovere e aggiorniamo lo stato. Ok? Quindi, se vedete qui la nostra ID, c'è la stellina. Quando premiamo la stellina, non è tra i favoriti, verrà aggiunta alla lista dei miei favoriti. Questo widget verrà riaggiornato perché il provider delle news favorite notificherà un aggiornamento. Quindi questa stella diventerà piena. Torniamo indietro. Se andiamo a cliccare la nostra checkbox, non succede nulla. Perché non succede nulla? Semplice perché in home screen dobbiamo sostituire il provider news its provider, che era la lista di tutti i provider, con la lista, vedete questo semplice cambiamento all'interno di home screen, ci permette, non è questa ma è questa, filtered news, eccolo qui, ci permette di modificare semplicemente la UI. Quindi se noi andiamo a premere il nostro filtro, ecco qui che comparirà. Compariranno solo le news aggiunte. Siccome il futurebuilder.family è cacheato, cliccando abbiamo la news già caricata, la togliamo, nessun problema, nell'home screen viene aggiornato, viene notificato l'aggiornamento, non c'è più nulla,
torniamo su tutte le news e vi faccio vedere qualche piccolo esempio. Questa la mettiamo come preferita. Questa la mettiamo come preferita. E nelle nostre preferite compariranno quelle due. Entrambe cacheate perché io l'ho aperte. E tutto funziona. Quindi questo lo possiamo togliere. E questo è il piccolo esempio. Ci sarebbero altre cose da vedere, ma sono le 11 meno un quarto. Come il mantenere lo stato di una future anche se è stata, se è segnata come autodispose. E questo può essere molto utile quando andiamo in una schermata, c'è una chiamata, una richiesta HTTP, usciamo dalla schermata mentre è in corso, possiamo voler mantenere lo stato perché la richiesta è andata a buon fine o meno. Comunque questo poi possiamo approfondirlo casomai in un altro talk, non vorrei portare via troppo tempo. Per il live coding ho finito, se avete qualche domanda o curiosità sono qui. Quindi Carlo, se per me è tutto, diciamo. Ok, grazie Gianmarco. Vediamo un attimo se ci sono qualche domande. C'è una domanda di Gregory, ma mi sembra che l'hai già risposta al volo. Sì, rispetto a me Arriver a singhiozzi, ma c'è. questa qui, ma Arriver Pod lo puoi debuggare al volo con l'Inspector? Sì, io so di sì, vediamo se c'è. Poi, Vediamo. ovviamente, quando hai iniziato a usare Dio è successo questo. Gregory, se vedi, io cliccando, selezionando Provider Scope, all'interno ho tutti i provider che sono in memoria e attivi. Quindi ho lo state provider, il provider di Dio, il feature provider. Migliori sono le Dio Exception. La gente pensa male. Quindi sì. Abbiamo anche, non so se sei stato tu a farlo notare, ma Marco Bavagnoli ci fa notare questa bellissima E cosa. questo anche Remy lo dice ridendo, che ma è stata una scelta voluta proprio, che il RiverPod è l'anagramma di provider. E non solo per quel motivo, perché RiverPod contiene due R, Remy Roslet, e anche provider. Ce n'ha perso di tempo per cercare il nome per il package. Ricordo che fece anche un conte, un sondaggio. Quello me lo ricordo pure io, ma non mi ricordo le varie opzioni che ha dato. Comunque, Gianmarco, grazie ancora sia per il talk che per il live coding. Ancora buon Natale sia a te che a tutto il gruppo e a quelli che ci stanno seguendo. Ci vediamo il mese prossimo con il nostro appuntamento mensile. Grazie a tutti. Una buona Ciao, grazie. serata. Ciao Marco.